Sabato sera, nell'affascinante cornice di Palazzo Baronale, i ragazzi dell'oratorio Dio e Patria della parrocchia cattedrale hanno riportato in scena, tra gli applausi ininterrotti del numeroso pubblico presente, il musical Il Risorto, storia della passione e della resurrezione di Gesù di Nazareth. Lo spettacolo ha ripercorso con ambienti suggestivi, interpretazioni toccanti e canzoni incise direttamente dai ragazzi dell'oratorio Dio e Patria, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, l'arresto, il processo davanti a Pilato, la via verso il Golgota, la crocifissione e poi la resurrezione. Un musical che ha ricevuto davvero un ampio consenso del pubblico e della critica e che presto, stando alle parole del parroco della cattedrale Don Andrea Cristella, potrebbe essere riproposto in altri luoghi come nei centri di recupero e nelle carceri. È sempre un'emozione che si rinnova, si esalta e riscalda sempre di più i nostri cuori. Il prossimo obiettivo sarebbe quello di portare in scena questo spettacolo nei centri dove si mangia, si vive, si tocca la sofferenza fisica e anche ovviamente mentale. E quindi questo è uno dei nostri obiettivi, proprio perché dobbiamo seguire il messaggio del Papa, Chiesa in uscita, Chiesa che deve andare verso l'altro, che si propone di arrivare lì dove non, magari non c'è più la stessa fede che si aveva prima, insomma. Ringrazio tutte le persone che sono venute a guardare questo musical e spero che, non è che sono venuto a guardarlo per passare solamente il tempo, spero che hanno capito quello che ha passato Gesù per noi, la sofferenza e tutto l'amore che ha dato per noi. E vorrei dire un'ultima cosa, non devono vedere Gesù sulla croce come una sofferenza, ma come se fosse che ci aspetta a braccia aperte. E quindi dico, pregate sempre per il Signore che ci stia sempre a fianco. Mettere in scena questo musical è stato molto emozionante, anche perché è bello vederci tutti insieme all'opera e vedere anche il sostegno che molte persone ci danno, anche magari persone che non conosciamo proprio. Ce l'abbiamo messa tutta. Ci siamo impegnati e abbiamo cercato di trasmettere alla gente il valore in cui crediamo. Nonostante sia la terza volta che mettiamo in scena questo musical, è sempre una grande emozione essere qui e siamo sempre più uniti. Beh, è stata una bella esperienza fare questo musical che rappresenta la passione di Gesù ed è un messaggio forte che trasmettiamo alle persone per far capire cosa ha provato Gesù in quegli attimi di passione. Farlo per la terza volta è stato proprio emozionante anche per noi durante le prove, è stata una cosa bellissima. Per me fare Giuda all'inizio è stato un po', non lo volevo fare, però poi mi ha molto emozionato e mi è piaciuto. Mo' basta, vero Giovanni? Sì. Basta, a posto.